siamo a 4000 giri, tiro giù, mamma mia, già così con 270 cavalli, ed è questa la potenza esatta, le due ruote anteriori fanno fatica a scaricare la potenza. Officina del pilota, ragazzi, è uno spettacolo, siamo una tribù di matti. Come va? Voi siete i numeri uno. E poi il mio staff. No, ti dico che tira di brutto. Partiamo subito con il motore, quindi pistoni, BL, alberi a canne. Bella. Bentornati su ODP, Officina del Pilota, oggi sul canale Fiat Coupé Turbo 16 valvole con Manuel Pizzoni. Cosa ho fatto io in questi tre anni? In questi tre anni ho costruito un team di veri, verissimi appassionati di motori come me, come te, per fare anche dei format diversi, per arricchire ancora di più questo canale. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Officina del Pilota. Infatti abbiamo visto il Frank, abbiamo visto Tony Hanger con le motociclette e adesso vedremo Manuel. La Fiat Coupé è la sua, la conosciamo a menadito, quindi mi raccomando ragazzi, mettetevi le cuffie, mettetevi sul divano e lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e, ultimo ma non ultimo, venite a seguirmi sui social in verticale, Instagram, TikTok, perché lì day by day, giorno dopo giorno vi racconterò come sta andando il progetto del Mini Cooper SR53 che ho appena comprato, progetto pensato per farlo insieme, e lì su Instagram e TikTok mi trovi tutti i giorni. Buona visione! E ciao a tutti ragazzi, sono Manuel, vi do il benvenuto su Officina del Pilota. Oggi andiamo a vedere una macchina che non avete mai visto sul canale, ma sono sicuro che un posto se lo merita. Di cosa stiamo parlando? Del mio ignorantissimo Fiat Coupé Turbo 16 valvole. Io e Matteo siamo pronti, e voi? Dai, venite con me. Il Fiat Coupé nasce dalla volontà appunto di Fiat di creare una Gran Turismo economica. State ascoltando? Che? Volete prima sentire il sound del motore? Vi voglio accontentare, dopo vi spiego la storia. Allora, aprite le orecchie e indossate le cuffie, mi raccomando. Quattro cilindri turbo si è risvegliato. E in noi si è risvegliata ovviamente la voglia di sentirlo cantare. Ma di cosa stiamo parlando? Questa macchina non è ovviamente originale. 2000 16 valvole turbo, motore Lampredi, motore che ha fatto la storia dell'automobile, dei rally. Lo stesso motore veniva montato sulla Lancia Delta Integrale Evoluzione, quindi stiamo parlando di un motore italianissimo che ha reso orgogliosi appunto gli italiani. Partiamo subito con il motore, quindi senza tanti giri di parole. Come va? È difficile parlarne male. Come premete l'acceleratore, la turbina in tempressione e il differenziale autobloccante che montavano di serie le versioni turbo, fa un gran bel lavoro. Facciamo un passo indietro. Il motore forgiato, quindi abbiamo pistoni, BL, alberi a camme, tutto per fare in modo che la turbina originale, ma lavorato ovviamente in aspirazione scarico con girante in Avional, entri in pressione il prima possibile, eliminando in questo modo il lag. Siamo a 4000 giri, tiro giù, mamma mia, già così con 270 cavalli, ed è questa la potenza esatta, le due ruote anteriori fanno fatica a scaricare la potenza. Vengono aiutate però dal bellissimo differenziale autobloccante di cui vi ho parlato prima, che chiamarlo differenziale autobloccante è un elogio, in realtà è semplicemente un giunto viscoso che però lavora molto bene. Con questa cavalleria, per carità, sgomma, però sicuramente rispetto a un differenziale aperto
la differenza si nota. Comunque sgomma. Io sono convinto che questa macchina, anche se non credo l'abbia mai provata, faccia piacere pure tanto a Matteo, perché cioè la macchina è esuberante. Andatevi a rivedere i video dove provava le 1 turbo oppure le bare con le ruote. Andateveli a rivedere. Cerchiamo di tornare un attimino in noi e andiamo a dare qualche dato tecnico molto velocemente. Il Fiat Coupé Turbo, o comunque la generazione di Fiat Coupé, nasce nel 1994 e questa macchina è proprio di quell'anno, quindi una primissima serie del 1994 in allestimento Turbo Plus. E questo Plus era per significare che la macchina montava appunto le sellerie in pelle e l'aria condizionata, che vorrei ricordarvi era optional su tantissime macchine, e per metterla costava l'ira di Dio, perché è vero, è una Fiat, ma è una Fiat disegnata da po' di meno che Chris Bengel in collaborazione con Pininfarina. Chris Bengel fece l'estetica, Pininfarina curò gli interni, quindi non si tratta semplicemente di una Fiat utilitaria. Ragazzi, questa era una Gran Turismo, ma Fiat, come ben sappiamo, risparmiò su diverse cose. Partiamo dal telaio. Che faccia fate se vi dico che questa macchina montava il telaio della Fiat Tipo? Eh? Eccola. Carrozzeria a 2 volumi, 5 posti, passo molto lungo, ruote ai 4 estremi. Nella guida sportiva questa macchina, diciamo che non se la cava chissà quanto bene, sempre parlando di tempi. Se uno sta lì con il cronometro non se la cava bene. Se si tratta di emozioni e soprattutto di capire che questa macchina non è una sportiva, è una Gran Turismo, quindi una macchina concepita non per correre, fare curve o chissà cosa, tempi in pista, no, questa è una macchina concepita per godere della strada e del tempo passata in sua compagnia. Sono macchine che vi danno un'emozione e hanno dei difetti che magari sono trascurabili per l'emozione che però vi trasmette una macchina del genere. Le persone vivono di emozioni, ormai sembra utopia, ma le emozioni ancora sono nell'essere umano. In questo piattume io cerco un'emozione e questa macchina me lo sa dare. Quindi se c'è qualche difetto, come ad esempio il telaio che si torce un pochino se prendiamo una curva molto allegra, oppure se i freni non sono chissà quanto performanti, gli perdono queste cose, perché questa macchina a me mi lascia un sorriso, torno a casa, la metto in garage, sono felice. Questo credo che sia anche un po' il concetto del canale di Matteo, no? Per carità, lui guida macchine astronomiche, ma cosa va a cercare? Il tempo o l'emozione? Già staccare la mano dal volante per cambiare marcia è troppo. Pensiamo, i freni non sono male, sono originali, ma Fiat qui ha risparmiato di brutto. Mamma mia come suona, ragazzi. Dopo due pinzate, cotti, basta, non frena più. Quindi occhio. Dal 20 valvole, ok, quindi la versione successiva che non montava più il 16 valvole turbo Lampredi, ma montava il 20 valvole turbo Prato La Serra, lì Fiat ha introdotto i freni a 4 pompanti. E lì la situazione cambia, infatti questo, ovvero l'aggiornamento dell'impianto frenante, è una cosa che andrò a fare a breve, perché oggettivamente 270 cavalli con questi freni, ok che è una bara con le ruote, ma non vorrei morire contro un albero. Molti montano un assetto, quelli statici, no? Per farvi capire. Ma credo che non ci sia assetto peggiore. Io cercavo un ammortizzatore che nelle asperità
non mi faccia distruggere la macchina, ma allo stesso tempo che nelle curve più impegnative e in pieno appoggio possa contare comunque su un ammortizzatore rigido, bello solido. Mio Dio, questa è una macchina. Vabbè. Con queste note sonore, ragazzi, è una sinfonia. Tanti dicono che il 5 cilindri suona bene, ed è vero. Ma anche lei. Ragazzi, sto motore, ma sentite! Sentite come urla? È incredibile! Delle note pazzesche. Ragazzi, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Faccio i miei personalissimi complimenti a Manuel. Con lui ci vedremo nel prossimo video a breve con una Punto Abarth e poi con un progetto di un motorino. Ma un motorino, che figata, tutto su una ruota. Bomba, 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 bomba. Grazie per essere arrivati fino a qui. Io, come al solito, vi voglio un gran bene e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!